Nuova puntata di TalkGP, oggi una chiacchierata molto importante, molto interessante, dopo la grande intervista, grande da un punto di vista dei numeri che non mi aspettavo su questi canali, fatta a Loris Reggiani che sta andando molto bene, vi ringrazio per questo. Oggi porto sul canale un pilota, un ex pilota, due volte campione del mondo. Un libro titolato Potevo essere Valentino Rossi, però oggi parliamo anche di quello che Manuel Poggiari, lui il protagonista della chiacchierata, l'avete visto ovviamente dal titolo del video, da quello che sta facendo adesso e quello che farà in futuro. E un benvenuto a Manuel Poggiari. Ciao Manuel. Ciao, ciao Fabio. Buonasera a tutti. Allora, non tutti sanno quello che stai facendo adesso, quindi ti chiedo. Cosa fa Manuel Poggiali adesso? Perché sono rimasti ovviamente affascinati, soprattutto dai ricordi di un Manuel velocissimo all'inizio della sua carriera, campione del mondo in 125 e due e mezzo, poi arriveremo a percorrere ancora quegli anni lì. Ma cosa fa adesso Manuel Poggiali? Ma attualmente sono impegnato con il team Gresini nella veste di rider coach, quindi diciamo rider coach forse non è proprio il termine giusto, nel senso che non lavoro solo a stretto contatto con i nostri piloti, ma ovviamente anche con i tecnici, quindi è un lavoro un po' più ampio rispetto a quello che magari anche qualche mio collega svolge. E ecco, questa è l'attività primaria. Poi ovviamente sono impegnato sul lato commerciale, faccio tutt'oggi corsi di guida in pista, in strada, insomma sono impegnato con qualche multinazionale, insomma quale Pirelli o Dainese, con eventi appunto di questi brand. Parliamo più dell'aspetto appunto di, chiamiamolo rider coach, ma come hai detto bene, sei proprio una figura che fa da ponte, direi, tra tutta la parte dei tecnici, dei meccanici e i piloti, sbaglio? E quindi dimmi un po' com'è questa figura, quali sono i consigli che dai e come fai a fare il tuo lavoro quotidiano? Ma allora, intanto viene fatto un po' di lavoro di analisi rispetto allo storico, rispetto a quello che comunque è il Gran Premio che andiamo ad affrontare, e quindi un lavoro fondamentalmente fatto a casa, e al quale poi ovviamente si entra nel weekend di gare, quindi si va un po' ad approfondire quello che sono gli aspetti tecnici che vediamo dal vivo, essendo appunto a stretto contatto lavorando da bordo pista, insomma, quindi ho modo di vedere più sul campo, più a stretto contatto, appunto, quello che funziona, quello che funziona meno, ovviamente avendo anche il modo di confrontarlo, no? Con la concorrenza, con gli altri piloti, abbiamo di sicuro un po' più di riferimenti da portare a conoscenza dei tecnici e dei piloti. Ovviamente a supporto di questa attività c'è la tecnologia che ovviamente mi dà una mano e siamo strutturati per questo. E quindi utilizziamo insomma videocamere, utilizziamo un po' di strumenti che ci danno una mano a svolgere al meglio la nostra attività e avere un po' più di riferimenti, un po' più chiari rispetto al lavoro solito che viene fatto con la telemetria, però c'è anche un aspetto, diciamo, ottico da poter abbinare agli strumenti che già esistevano, ecco. E come ex pilota questo ruolo ti viene bene o hai dovuto fare un po' come dire, di fatica per entrare in un ruolo che non è più quello del protagonista, diciamo così, ma deve stare un po' dietro le quinte, ma deve allo stesso tempo aiutare qualcun altro? I piloti spesso, anzi spesso, è un mestiere dove sei da solo con te stesso, sei da solo con la moto, poi però c'è un confronto ovviamente nel box. Com'è? Che lavoro su di te hai dovuto fare per essere bravo in questo mestiere? Ma diciamo che è un'attività che ad oggi mi viene bene, ma non mi sento sicuramente arrivato. È chiaro che
è stato un percorso costruito che ovviamente ha avuto le sue e ha tuttora le sue enormi difficoltà. Di sicuro farlo direttamente viene è la soluzione, la cosa più semplice in assoluto. Doverlo spiegare è già un aspetto difficile, perché è vero che conosco le dinamiche della guida di una motocicletta, però ovviamente poi riuscire a spiegarle nel dettaglio non è così semplice, ecco, non è come farlo. E a quello poi ci sono degli aspetti anche di gestione, no? Dell'ambiente, di un contesto, perché a volte come dici una cosa, anche se poi il senso è lo stesso, ha un enorme impatto sull'atmosfera anche. Quindi il fatto di riuscire a trasferire un qualcosa detto al momento giusto, nel modo giusto, e soprattutto capire se va detta quella situazione, se è così importante da poter cambiare le cose, oppure è una cosa magari ininfluente che può essere trattata anche nel turno successivo. A volte, sai, quando partiamo, il weekend è molto stretto perché si parte da FP1 e poi ci sono qualche turno di prove libere, dove poi tra l'altro si lavora in parte per trovare velocità, in parte ovviamente si cerca di lavorare per trovare ritmo, quindi anche lavorare un po' sulle gomme. E, ecco, quindi capire anche la strategia. Ovviamente conosciamo la strategia che si sta affrontando in quel momento, però in alcune circostanze non, ecco, capire il momento, per cosa stiamo lavorando, e può essere influente anche sull'aspetto tecnico che magari è carente rispetto ad altri che invece magari stanno cercando in quel momento la prestazione. Quindi va capito un po', va capito e analizzato un po' tutto, ecco, in questo contesto. Ovviamente forse ti stanno chiamando, non ti vedo, non ti sento più. Okay, ecco, scusatemi. No, niente, vai pure. Abbiamo un po', sì, dicevo che abbiamo un po' di strumenti che ci aiutano a capire un po' di cose. Per esempio, comunque, quando i piloti della MotoGP entrano in pista, abbiamo a conoscenza, comunque sappiamo il tipo magari di pneumatico che stanno utilizzando, se è nuovo, se è usato, quanti giri ha. Quindi ci sono un po' di strumenti che ci aiutano a capire un po' anche quello che fanno gli altri e avere un po' di strumenti che ovviamente ci portano a fare delle considerazioni, delle valutazioni. Ma il weekend poi alla fine non è così tanto lungo e così tanto aperto per poter lavorare proprio al 100% in ogni singolo aspetto, quando soprattutto il weekend non parte nel migliore dei modi. Certo, e immagino che questa sia la complicazione, la difficoltà più grande, cioè pochissimo tempo e in uno sport dove il millesimo fa la differenza. E quindi, tra l'altro, parlavi di pneumatici, forse è ancora la chiave di volta che fa la differenza tra una vittoria o una prestazione mediocre, trovare la gomma giusta. Sì, diciamo che ci sono tanti aspetti anche qui, perché la stessa gomma con piloti diversi, con setting diversi, con modi diversi di guidare, quindi anche a volte con piloti diversi, ha una differenza, porta delle differenze. Quindi riuscire ad essere performanti con quella gomma, cambiando anche stile durante la competizione, ha un enorme impatto su quello che è il risultato finale. Quindi bisogna essere bravi di capire tutti gli aspetti che possano portare a migliorare le prestazioni del weekend, ovviamente in ottica gara. Tu saresti favorevole a
avere più di una marca all'interno, parlo di pneumatici all'interno della MotoGP, cioè quindi non un monomarca, ma la disponibilità di Michelin, Bridgestone, Dunlop, Pirelli, perché no, chi ne ha più ne metta, saresti favorevole? Ma guarda, questo è un aspetto molto delicato, nel senso che da un certo punto di vista dico che la MotoGP dovrebbe essere, no, è la massima esponenza della competizione in ambito mondiale lato motoristico, no? lato due ruote. Quindi se è vero che ci sono diverse case che si mettono in gioco, costruttrici intendo motociclistiche piuttosto che non so, sospensioni o quello che diciamo cambia tra le varie moto, e quindi ci sono diversi fornitori che si mettono comunque in competizione, da un certo punto di vista troverei favorevole anche questo scenario, no? Di poter mettere in competizione anche i fornitori di pneumatici. È vero però altrettanto vero che, come è accaduto in passato, che quando diciamo c'è troppa differenza tecnica tra due fornitori, in quel caso insomma non è che poi prendi, lo cambi per la gara successiva, diventa un po' complicato, e quindi questo poi rischia di falsare un pochettino, no, i risultati della singola competizione, perché no, magari di un intero campionato, e quindi è ovvio che questo è una cosa che non fa bene, no, allo sport motociclistico, e così come ovviamente i costi non è che diminuiscono in questo modo. È vero che qualcuno se li deve accollare, probabilmente non sono le squadre, però ovviamente in uno scenario che diciamo di anche per certi casi, no, di risparmio di una stagione, anche perché vuoi che le gare stanno comunque aumentando, quindi diciamo già inevitabilmente ci si porta dietro dei costi in più, ecco, aggiungere carne al fuoco a tutto questo in un momento delicato come gli ultimi anni non lo trovo forse il momento giusto, ecco, la scelta giusta in questo momento. Poi se in futuro ci sarà questa possibilità, non posso dire onestamente di essere totalmente sfavorevole, proprio per i principi a cui facevo riferimento prima, però è altrettanto vero che poi si rischia, nel caso no, i fornitori non siano di pari livello, che i risultati del campionato possano essere falsati, sì. Sì, è vero, in effetti come base di sportività avrebbe senso, ma poi come dicevi tu, se poi il livello di una delle due o di più aziende proprio differisce dallo standard, si va incontro a un campionato completamente falsato. Parliamo di questo campionato, quanto ti sta dando gusto Enea Bastianini? Ma allora, intanto devo dire che mi sta dando gusto in particolare il lavoro che stiamo facendo in generale come team, perché diciamo c'è una bellissima armonia tra noi, tra gli addetti ai lavori, e ovviamente c'è Enea da un lato che sta ottenendo delle buonissime prestazioni, quindi ovviamente lì è palese, no, il fatto che tutto stia andando nel migliore dei modi. Abbiamo avuto comunque anche noi durante la stagione, come tutti, le nostre difficoltà, probabilmente qualche gara l'abbiamo e qualche zero l'abbiamo pagato un po' di più, no, magari in questo finale di campionato in ottica appunto mondiale, perché sai, col senno di poi, se avessimo magari finito quelle gare magari anche con una posizione in meno, probabilmente avremmo potuto lottare per anche noi, no, per il titolo a tutti gli effetti. E ad ogni modo, insomma, coi se e coi ma si fa poco, ci siamo giocati le nostre carte al meglio, comunque senza conservarci quando era ora. Abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato, ci sta in una stagione. È giusto far tesoro, no, di quello che ha funzionato
di più, a quello che ha funzionato di meno, perché ovviamente in futuro si cercherà di migliorare quelle cose che hanno funzionato di meno. Con Enea diciamo che il nostro percorso, purtroppo, dico, si conclude qua. Sono ovviamente molto molto contento, e anzi direi che è una soddisfazione per il team Gresini poter aver portato Enea a conquistarsi, no, un posto nel Team Factory. Penso che per noi sia veramente un enorme valore tutto questo, perché così nella competizione abbiamo scavalcato comunque un team importante come Pramac, con delle moto che dispone di moto già ufficiali, con un talento come Martin, con le prestazioni sul campo poi alla fine, e diciamo che questo ci fa onore in generale, fa onore ovviamente ad Enea, che è stato la ciliegina sulla torta di ogni singola gara, però fa onore anche a tutta la sua squadra, a tutti gli addetti ai lavori, a tutta la Gresini Racing, perché ognuno di noi ha portato il suo valore al risultato di ogni singola gara, quindi questo è sicuramente scritto. Scusami, non ti lascio. No, poi volevo concludere dicendo che invece il lato Fabio stiamo faticando un po' con di Gianantonio. Di sicuro, sai, la prima stagione in MotoGP non è stata semplice, direi, per nessuno. Indubbiamente ci aspettavamo qualcosina di più, ma lui stesso, soprattutto, diciamo, no, in gara dopo gara, quindi maturando un po' più di esperienza, ecco, ci aspettavamo che le performance potessero un minimo migliorare. C'è stata, secondo me, un passo in avanti notevole a metà stagione, con qualche buon risultato, diciamo anche qualche top 10. Poi diciamo che dopo la pausa estiva abbiamo perso, secondo me, i nostri punti di riferimento, abbiamo faticato un po' di più a trovare competitività, e tuttora, insomma, fatichiamo tanto. Le ultime gare sono state veramente... Ehi, tu che stai guardando questo video, non ti sei ancora iscritto al canale? Che cosa stai aspettando? Iscriviti al canale, io sto montando il video, faccio fatica, lo registro, poi in casa mia fa caldo e tu non ti iscrivi al canale. Vai, iscriviti al canale, ti do tempo 2 secondi. Fatto? Ok, possiamo proseguire. Ciao! Forse le peggiori in assoluto, e con lui sarà importantissimo lavorare molto bene in questa ultima gara, ovviamente di Valencia, soprattutto nei test del martedì, e poi indubbiamente tutto l'inverno, perché è fondamentale l'anno prossimo provare a presentarsi più forti, consapevoli di quello che ha funzionato poco quest'anno, quindi lavorare su quegli aspetti lì e proseguire. Poi aspettiamo ovviamente a braccia aperte Alex Marquez, che sostituirà Enea già dal martedì dopo Valencia. Tu ti aspetti da parte di Digia uno step l'anno prossimo, un po' come è riuscito a farlo Enea Bastianini dal primo anno in MotoGP a quest'anno, che è stato veramente meraviglioso sopra ogni aspettativa, o ti aspetti uno step intermedio, cioè iniziare a essere costantemente in top 10 e poi magari puntare a qualche gara in top 5? Ma io, più che al risultato, che è solo una conseguenza, allora, sappiamo quali sono i nostri aspetti sui quali dobbiamo lavorare, e mi aspetto una notevole crescita su questi aspetti. E migliorando questi aspetti, sono sicuro che il risultato poi verrà di conseguenza. Ok, una domanda secca: dovesse finire positivamente per Bagnaia e non positivamente per Quartararo, secondo te questa stagione l'ha vinta? È una domanda che purtroppo faccio, nel senso che non è mai sportivamente bello da dire, ma secondo te l'ha vinta Bagnaia o l'ha persa Fabio? Ma allora, stiamo parlando sicuramente, intanto stiamo parlando della MotoGP,
per MotoGP intendo comunque la massima categoria, la massima espressione della competizione in moto, quindi il livello è molto molto alto. Indubbiamente stiamo parlando poi di un campione del mondo ancora in no, col titolo ancora stampato in carica, in carica, e probabilmente il prossimo campione del mondo, che l'anno scorso ha perso il titolo per un soffio, che quest'anno, devo dire, dopo un inizio un po' molto difficile, anzi oserei dire, è stato capace di un filotto di risultati utili, importante, ma soprattutto di tante gare vinte, più di ogni altro pilota oggi in MotoGP. E quindi, ecco, dire che Bagnaia non vinca il campionato perché non c'è stato il Marquez al meglio, perché Quartararo non ha avuto la moto migliore, o comunque la Yamaha non era competitiva, secondo me non è la cosa giusta da dire, perché sarebbe sminuente per un pilota che comunque, vuoi o non vuoi, ha fatto le stesse gare di tutti gli altri, ma se ha più punti rispetto a tutti gli altri vuol dire che ha fatto meglio, quindi secondo me quello c'è poco da dire. Io dico, no, facevo presente prima, no, il fatto nostro con Enea, cioè potenzialmente Enea, visto l'inizio, visto comunque il percorso, la stagione in sé, se magari qualche gara portavamo a casa qualche punto in più, o comunque la finivamo, magari c'eravamo noi lì davanti, però quella gara c'eravamo, l'abbiamo fatta. Poi sai, sono le gare, sono errori, a volte sono sfortune, perché ti ritrovi per terra neanche magari per un tuo errore, però ecco, la stagione è lunga, sono 20 gare, l'anno prossimo saranno 21, quindi ci sta tutto quanto, e alla fine quello che è insindacabile sono i punti che si conquistano durante la stagione stessa, quindi quello, se uno ne fa di più, penso che bisogna solo stringergli la mano, fargli complimenti e niente, guardare poi alla stagione successiva, perché poi alla fine si riparte sempre da lì. E l'anno prossimo, ripeto, sarà difficilissimo, perché ci sarà Bagnaia sicuramente in forma, ci sarà Marquez che magari recupererà e la Honda tornerà competitiva, la Yamaha che lavorerà sui suoi spunti, sui suoi aspetti deboli, una KTM che mi aspetto cresca notevolmente il prossimo anno, una Aprilia comunque che continui ad essere competitiva, quindi insomma ogni anno chiunque, no, guarda e lavora su se stesso, sulle proprie difficoltà, e questo non fa altro che aumentare e far crescere il livello di competitività generale. Penso che poi alla fine ne abbia un beneficio il campionato, no? nel suo insieme. E per questo forse che dispiace tanto che per lo sport non ci sia più un colosso come Suzuki, che nel moto mondiale ha dato tanto, quindi credo anche da avversario che sia una parte mancante che dà un po' fastidio, nel senso non è più, come dire, internazionale al 100% senza una marca così, così importante. Esatto. No, beh, diciamo che quando si perdono comunque dei pezzi importanti, che siano piloti o che siano case, no, factory, comunque aziende motociclistiche, è sempre un peccato, perché alla fine insomma in teoria in uno scenario ipotetico migliorativo vedresti sempre più case coinvolte, sempre più diciamo interesse da parte di più realtà. In realtà quando inizi a perdere anche, no, certi sponsor come ad esempio, insomma, è stato per Petronas già da qualche anno, insomma, non sono messaggi belli, no, che il nostro sport poi ottiene, però ecco, poi non spetta a me giudicare il perché, non spetta a me, ecco,
fare considerazioni in più rispetto a quelle che potrei fare da, non da addetto ai lavori, ma da tifoso più che altro, da appassionato di moto, che dico che è un peccato, perché ripeto, il mio scenario ideale sarebbe quello che ci fossero ancora più moto, ancora più aziende, magari anche chi non c'è mai stato, BMW per esempio, e sarebbe bello, ecco, sarebbe bello, però sì, capisco sì, anche che probabilmente in questi ultimi 2-3 anni sono stati molto 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 difficili per diciamo uno scenario mondiale generale che va addirittura al di là dell'aspetto motociclistico. Assolutamente, è anni in realtà che si parla di Kawasaki, di BMW, però come dicevi tu, tra la pandemia da Covid, adesso la guerra russo-ucraina, che comunque è tutta l'economia ha messo in difficoltà, figuriamoci uno sport di nicchia come quello del motomondiale. Ti chiedo le ultime cose, la prima domanda che ti faccio è quella su Moto2 e Moto3. Tu sei stato campione del mondo di 125 e di 250, 2001 e 2003, come vedi adesso queste due categorie, Moto2 e Moto3, che dovrebbero essere, come dire, le figlie come categorie di quelle dei 125 e 2,5, ma perdono un po' l'appeal? Cosa ne pensi? Ma intanto sono dell'idea che sono categorie fondamentali per arrivare comunque in MotoGP pronti, preparati, perché poi ogni categoria si porta un po' con sé le sue caratteristiche, il suo scenario. La Moto3 a me personalmente è una categoria che mi piace molto, molto combattuta, è vero, molto pericolosa, perché sono tutti tanto vicini, attaccati, a volte vedi delle manovre un po' azzardate, comunque sai, non c'è tempo né spazio per anche a volte riprendere un errore che fai, ecco. Quindi ti porta a migliorare inevitabilmente la tua guida, ti invita naturalmente a portare dei colpi, a portare dei sorpassi in maniera diciamo aggressiva, ma comunque funzionale al sorpassare, a guadagnare posizioni nella singola gara, e quindi si porta con sé comunque competitività, che è una cosa che, ecco, diciamo in uno scenario mondiale è importante, perché quando sei sempre passivo, ecco, qualcosa ti perdi ovviamente. La Moto2 è la categoria intermedia, è la categoria che comunque già ti porta a conoscere meglio diciamo alcuni aspetti tecnici, diciamo gestire il degrado del pneumatico, a cambiare stile di guida all'interno della stessa gara, o comunque dover gestire, no, con le mappe di potenza quello che è il degrado stesso dei pneumatici, si porta con sé comunque un po' più di peso, quindi sai, il peso diventa un aspetto tecnico importante da gestire nelle competizioni, perché la moto diventa meno reattiva, più difficile da gestire, e quindi è funzionale per dei ragazzi che comunque da giovani comunque, no, intraprendono questa carriera, fino magari, perché no, arrivare in MotoGP, ma metterli già subito diretti in MotoGP, qualcuno lo ha fatto, è ovvio con enormi difficoltà i primi anni, però penso che sia veramente un po' azzardato, ecco, nel mio scenario ideale di competizione. Penso che così ci sia un po' più di spazio anche per far crescere alcuni talenti, quindi più categorie inevitabilmente, no, portano con sé più piastre, e comunque la possibilità di far crescere i ragazzi e i piloti quando ancora non sono pronti per il grande passo. E sì, forse sono categorie che ad oggi sono, diciamo, messe un po' troppo in secondo piano, a mio avviso, perché meriterebbero molto più spazio, un po' più come era in passato, però penso che sia stata una politica di Dorna quella
di, ecco, portare molta luce alla MotoGP, alla categoria regina, diciamo, dare un po' meno visibilità alle altre categorie. È un peccato, quello sì, dal mio punto di vista, secondo me è un peccato. Ultime due domande che poi ti lascio andare, questa volta la domanda è proprio su di te, sento un ritorno, aspetta, ti silenzio mentre ti faccio la domanda, perché sennò non so perché sento malissimo. Ah, dicevo, una delle ultime domande riguarda te, riguarda il tuo passato, due volte campione del mondo, dicevo 2001 125, 2003 due e mezzo, hai fatto solo 10 anni, solo, in realtà sono tanti, ma vedendo ormai i piloti che vanno verso una carriera molto lunga, poi ovviamente Valentino è stato l'esponente maggiore di questa carriera molto lunga, ma Dovizioso che si è appena ritirato, voluto fortemente smettere di correre perché ne avevi abbastanza, o ci sono state delle qualcosa che ti ha portato fuori dalle corse ed è stata una scelta ponderata? Aspetta che ti riattivo l'audio. Ma allora, intanto onestamente devo dire che quando ho preso questa scelta non è stata una scelta facile. È chiaro che da persona onesta in primis con me stesso, ma soprattutto, sai, le priorità e le situazioni della vita che comunque mi sono capitate mi hanno poi portato a dover fare delle scelte, è stato un insieme di cose, il fatto che comunque sai, ho perso mio padre molto molto giovane, sono riuscito comunque ad arrivare a sfondare nel motociclismo grazie alla strada che mi ha aperto ovviamente mio padre, a raggiungere anche dei risultati importanti con la conquista di titoli mondiali che per me erano veramente un sogno, no? E ho vissuto, penso, degli anni straordinari. Poi diciamo si è incrinato qualcosa, soprattutto l'anno 2004 in particolare, quando c'è stato il fallimento di Aprilia e purtroppo mi sono trovato nel posto giusto ma al momento sbagliato, e dopo la conquista del mondiale del 2003, e quell'anno lì è stato veramente molto molto difficile, ho perso tantissime sicurezze, pensavo di avere molte più persone vicino e invece è stato un anno davvero massacrante, pensiamo al fatto che avevo 19 anni, no, in quel momento, quindi insomma probabilmente con la testa attuale avrei gestito la stessa situazione in maniera completamente diversa, però ripeto, pensavo di avere molte più persone vicine, in realtà mi sono trovato un po' solo. E ho trovato fondamentalmente solo le persone vicine, erano quelle veramente vicine, dalla mia fidanzata, ai miei genitori, e ho provato a reagire, ma fondamentalmente in alcune circostanze non ci sono state proprio le possibilità a monte, quando comunque la competitività magari anche del mezzo non era volutamente, magari in certi casi anche no, non mi è stata probabilmente data sempre la possibilità più giusta, non me la sono giocata probabilmente neanche io nel migliore dei modi, diciamo che, ripeto, mi sono trovato al posto giusto ma al momento sbagliato, e poi niente, ho avuto questa mia moglie, l'attuale moglie, è rimasta incinta, e lì mi è scaturito un qualcosa di particolare, cioè il fatto che io ho sofferto molto purtroppo la morte di mio babbo in piena adolescenza, e questa cosa mi ha macchiato tanto nel pensiero di padre, perché mi sono trovato veramente un po' spiazzato, no? Solo in certi momenti, in certe scelte, perché
mio babbo era per me un vero punto di riferimento, quello che comunque mi ha sempre appoggiato nel mio sogno motociclistico, e di punto in bianco un giorno me lo sono perso. E questa cosa non l'ho gestita diversamente che dire: ho bisogno di vedermi mio figlio crescere, le motivazioni mi portavano verso quella direzione, le priorità erano assolutamente quelle, non erano più quelle di stare lontano da casa, di vivere i weekend di gara, non è sbagliato pensare che abbia mollato, come spesso si è detto, perché, ripeto, ogni circostanza, secondo me, per poterla giudicare deve essere vissuta. Io ho avuto il mio percorso, le mie fortune, le mie sfortune, ho avuto i miei momenti belli, i miei momenti bui, come tutti nella vita, però se sono arrivato a fare questa scelta e ho deciso di smettere con l'attività professionistica è perché in quel momento avevo la necessità e la priorità mi portavano verso un'altra direzione. Quindi ho fatto quello che avrei fatto anche oggi, su quello non avrei cambiato niente, probabilmente avrei gestito le cose in maniera diversa rispetto, sai, a 19, 20 anni, 21 anni, rispetto a oggi che ne ho 39, 40, la testa è un po' diversa, i pensieri sono un po' diversi, mi conosco in maniera diversa, quello sì. Però ecco, la scelta non è cambiata. In ogni caso sono molto molto contento di quello che ho raggiunto, perché, ripeto, è stato un sogno da piccolo. Posso dire che di aver vissuto degli anni fantastici, ci posso dire che in pochi, secondo me, hanno fatto il mio percorso in così breve tempo, e di questo ne vado molto orgoglioso, perché è tutto farina del nostro sacco, nostro intendo le persone che hanno lavorato con me negli anni migliori, soprattutto di mio babbo, che mi ha dato così la possibilità di vivere questo sogno fino in fondo, no? Fino a che ne ho voluto far parte. E poi ho avuto così questa necessità che mi ha portato lontano dalle corse per un po', e poi c'è stata la possibilità comunque di rientrare dopo in un'altra veste, e dopo che comunque, insomma, i miei figli sono ancora piccoli, ma comunque oggi, ecco, la mia testa è cambiata, il mio rapporto è cambiato, Oggi riesco a fare il padre anche da lontano in certi casi, quindi cosa che a 24 anni, 25 anni non avrei potuto fare. Grazie Manuel per questa risposta. E intanto io volevo dirti che ero un tuo grandissimo tifoso, quindi quando vincevi io tifavo per te, quindi non c'era nessun altro pilota che io tifavo, Manuel Poggiali, avevo anche il poster a casa, quindi ti ricordo con grande affetto, e grazie per esserti aperto qui a TalkGP e aver detto questa cosa che non è mai scontata da raccontare. Ti ringrazio molto Manuel per essere stato qui a fare questa chiacchierata. Prossimamente, magari dopo la stagione, dopo Valencia, magari quest'inverno faremo una chiacchiera live con altri ospiti. Di solito abbiamo Zoran Filicic, Lorenzo Falconi di Radio Sportiva, Roberto Buffa, qualche chiacchierata con te Manuel. Io ti ringrazio molto per essere stato qui con me e una buona serata.